volta in un grande mistero laggiù. Non è fantastico? L'aria salmastra, il vento che ti scompiglia i capelli. Giornata ideale per andare per mare. Magnifica, davvero ideale. Mare di poppa e un bel vento teso. Il buon retritone deve essere proprio di buon umore. Retritone? Certo, il sovrano del popolo del mare, ragazzo. Tutti i veri marinai lo conoscono. Il popolo del mare, Erico. Non dare ascolto a questa vecchia sciocchezza. Non sono affatto sciocchezza, è la verità. Loro vivono laggiù negli abissi, in una città che non sa mica niente che tu abbia mai visto. Saranno come mai spettacolari! Siedimi, canta me della piccola Ariel. Sì, sì, è dotata di una voce davvero fantastica. Se solo fosse venuta alle prove una volta ogni tanto. Oh! What?
sfortunati è una cosa molto particolare. Sul serio? Che cos'è? È un autentico arriccia spiccia. Gli umani usano questi gingillini per sistemarsi i capelli. Vedi, basta metterlo qui, farlo girare, dare uno strattone e tiro là. Ecco in un battere d'occhio un'acconciatura alla moda, esteticamente graziosa, di cui le creature umane non possono fare. Un'arriccia spiccia. E questo che cos'è? Questo, non mi dire. Erano anni che non avevo l'occasione di vederne uno così ben fatto. È un raro esemplare di Sofia Bla Bla. Allora, Sofia Bla Bla risale all'epoca preisterica quando le Principessa, non vogliamo mancare al festeggiamento del coro vecchio paparino, non è vero? Ah, cosa avrà poi da festeggiare? Oh, bah, va bene, tra poco gli darò io qualcosa da festeggiare. Flossam, Jessam, voglio che teniate particolarmente d'occhio quella sua graziosa figlioletta. Lei potrebbe essere la chiave per la rovina di Tritone. Mi sono dimenticata. Per colpa del tuo comportamento sconsiderato. Comportamento sconsiderato e incauto. Tutta la festa in mio onore è stata... È stato un disastro, hai capito? Un completo disastro. Questo concerto avrebbe significato il giusto coronamento della mia illustre carriera. E ora, grazie ai tuoi ritardi, sono uno zimpello del re intero. Ma non è stata colpa sua. Ecco, prima uno squalo ci ha inseguiti. Sì, uno squalo. Abbiamo tentato, ma era impossibile. Allora lui... E noi... Ci siamo salvati. Poi è arrivato quel gabbiano. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Gabbiano? Cosa? Sei di nuovo risalita alla superficie, è così, è così, è così! Non è successo niente, papà! Oh, Ariel, quante volte sarò costretto a ripeterlo? Avresti potuto essere vista da uno di quei selvaggi, da uno di quegli umani! Papà, non sono selvaggi, sono... Sono pericolosi! Credi che voglia vedere la mia bambina attaccata all'amo di qualche divoratore di pesci? Non sono più una bambina, io ho già 16 anni! Non prendere quel tono con me, signorinella! Finché vivrai sotto il mio oceano, ma... obbedirai alle mie regole! Ma perché non vuoi ascoltarmi? Non aggiungere altro! E ti avverto, saranno guai se vengo a sapere che sei salita un'altra volta in superficie! Mi sono spiegato? Adolescenti, credono di sapere sempre tutto. Gli dai tanto così e loro ti prendono tutta la pina. Senti, credi che sia stato troppo duro con lei? Assolutamente no. Insomma, se Ariel fosse mia figlia, le farei capire chi comanda. Altro che cappattini in superficie e altre sciocchezze del genere. No, signore, latterei sotto stretto controllo. Hai pienamente ragione, Sebastian. Ovviamente. Ariel deve essere seguita costantemente. Costantemente. Ha bisogno di qualcuno che la sorvegli e la tenga fuori dai guai. Ininterrottamente. E tu sei proprio il granchio che fa per lei. Ariel, va tutto bene. Se solo riuscissi a farglielo capire. Io non vedo le cose nel modo in cui le vede lui. Non capisco come un mondo che crea delle cose tanto meravigliose possa essere cattivo. Guardati un po', quello che ho è una raccolta preziosa, lo so. Mi sembrerà che io sia una che ho tutto ormai. Che tesoro, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me. Se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie. Ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Poi un come si chiama? Io ne ho 20. Ma lassù, cosa mai ci sarà? Anche a ballare e camminare su quei... Come si chiama? Ah, piede. Con le mie pinne non si può fare. Vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per là. Ma come si dice? Strada. Vedrai anch'io la gente che al sole sempre sta con me. Senza un perché, in libertà.
Principessa di Gloaven, vero? Oh, Eric, sai che non sono il solo. Tutto il regno vuole vederti felicemente sistemato con la ragazza giusta. È là da qualche parte. Solo che non l'ho ancora trovata. Se ci pensi bene, forse non l'hai cercata abbastanza. Credimi, Grimm, quando l'avrò trovata lo saprò. Devo solo aspettare di incontrarla e... Beh, mi colpirà come un fulmine. Mi ha salvato e l'ho sentita cantare e aveva una voce davvero meravigliosa. Ah, Eric, secondo me hai inghiottito un po' troppa acqua di mare. Avanti, andiamo. Muoviti, Max. Quando accadrà, ma non lo so, ma del tuo mondo parte farò. Guarda e cosa le ha preso ultimamente? Tra le nuvole e metterla nell'acqua dove deve stare. Lutterò fino al suo castello. Poi farà degli spruzzi ed attirerà la sua attenzione. Poi la tua casa è qua giù. Ariel, ascolta. Il mondo degli umani è un fastidio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? In fondo al mare, tutto bagnato e molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sbobbano, sotto il sole svegliano.
uccello smasciamo in fondo al mare. Pensando di qua e di là, invece là sulla terra il pesce è triste assai, rinchiuso in una boccia. Che brutto destino avrà, sa non muoverà un po' fame, il pesce si batterà. Andrò in fondo al mare, in fondo al mare, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea, e non si rischia di affogare. No, non c'è un amo in fondo al mare. Anche la razza di Salmon sanno suonare con passione. Vive la vita, ogni concerto è un successo. Il sarago suona il flauto, la carpa, la palla messa in basso. Poi c'è la tromba del pesce rombo, farà il lucio e il re del blues. Si raggia con il macello, al violoncello, con la sardina, all'occarina e con l'orata. Vedrai che coro si farà. Perché sono preoccupato per Arian. Hai notato che ultimamente si comporta in modo strano? Oh, in modo strano? Insomma, l'aria trasognata, sogna ad occhi aperti, canticchia tra sé e sé. Non ti sei accorto di niente? Ecco, io... Sebastian. Sai, sono sicuro che tu mi stai nascondendo qualcosa. Hai ragione. È un umano, tu sei una sirena! Non mi importa! Allora mi dispiace, Ariel, ma dovrò prendere dei seri provvedimenti! E se questo deve essere l'unico modo, ebbene sia! Il tuo problema è semplice. L'unico modo per avere ciò che vuoi è diventare anche tu una creatura umana. E tu sei in grado di farlo? Mia cara dolce piccina, è quello che so fare meglio. Io vivo soltanto per questo, aiutare la povera gente del mare, quelli come te, poveri indifesi che non hanno nessun altro a cui potersi rivolgere. Ah, il patto è questo. Ti farò una pozione che ti trasformerà in una creatura umana per 3 giorni. Sono stata chiara per 3 giorni. E ora fai bene attenzione, è importante. Quando il sole tramonti il 3° giorno, devi fare in modo che il nostro caro principino si innamori di te.
E ciò vuol dire che deve darti un bacio. Non deve darti un bacio qualunque. Deve darti il bacio del vero nome. Se ti bacia prima che il sole tramonti al terzo giorno, resterai umana per tutta la vita. Ma se non lo farà, tornerai ad essere una sirena. Da quel momento mi apparterrai. Dobbiamo ancora parlare di un'altra cosetta. Non abbiamo discusso la questione del pagamento. Non si può avere qualcosa senza niente in cambio. Ma io non ho niente. Ho chiesto molto, un compenso del tutto simbolico, una sciocchezza. Una cosa di cui puoi fare a meno. Quello che voglio da te è la tua voce. Beluga, serruga, venite o venite del mare. La pinza, strausinus, e max, la ringinis, la voce a me. Sta bene, signorina. Questo stupidone non voleva spaventarla. È del tutto innocuo. Lo sa, la sua fisionomia mi è molto familiare. Non ci siamo già conosciuti. Non posso crederci. Finalmente ti ho trovata. Sei quella che stavo cercando. Come ti chiami? Cos'è che non va? Che c'è? Non puoi parlare? Hai l'aria di chi è stata in un mare di guai. Non preoccuparti, adesso ci sono qui. Vieni con me. Avanti. Oh, Eric, non è stupenda. Sei bellissima. Ti va di fare un giro turistico del mio regno domani? Basta che mi stai mettendo le piume negli occhi, non vedo niente. Non sta succedendo assolutamente niente. Non si resta che un cerco di tempo e quel ragazzo non si decide a baciarla. E va bene, ora ci penso io. Qui ci vuole una bella cantatina romantica di incoraggiamento. Oh, qualcuno dovrebbe cercare di mettere fine alle sofferenze di quella povera bestia. Povero me, sono circondato da diventanti. Se devi fare una cosa, è sempre meglio pensarci da solo. Primo, bisogna creare l'atmosfera. Percussioni. Archi. Fiati. Paro. Lei ti accanto, se ne sta seduta lì. Non sa cosa dire, ma i suoi occhi ti parlano. E tu lo sai che vorresti darle un bacio, allora baciala. Hai sentito qualcosa? Lei ti piace, tanto tanto da morire. Forse tu le piaci, ma lei non sa come dirlo. Ma non servono le parole, sai, allora baciala. Canta con me. La il ragazzo è troppo timido, coraggio, baciala. Sha-la-la-la-la-la, non lo fa, ma che peccato se insiste, lui la perderà. Sai, mi mette a disagio non sapere il tuo nome. Proverò a indovinare. Vediamo, ti chiami Mildred? Scusami, d'accordo? Che ne pensi di Diana? Rachel? Ariel. Si chiama Ariel. Ariel? Ariel? È molto grazioso. D'accordo. Ariel. È il momento. Guarda che laguna blu. Ora devi muoverti. E questo è il momento tu. Non ti parlerà finché tu non la abbraccerai.
Ma di quanto credessi? Di questo passo la bacerà sicuramente prima del tramonto. Adesso è ora che Ursula prenda le cose nei suoi tentacoli. La figlia di Tressone sarà mia. Suo padre non riuscirà a salvarla. Voglio vederla dimenarsi come un verme attaccato all'uomo. Tirando. Avanti, come siamo due non lo sapeste? Tutta la città è in fermento per le nozze del principe che avverranno questo pomeriggio! Avete capito? Si sposa! Ma la Mandrino triplo di occhio! Volevo essere il primo a farti complimenti. Ci vediamo dopo, non voglio perdermi lo spettacolo! Devo riconoscerlo, Eric. A quanto pare mi hanno sbagliato. La tua misteriosa fanciulla di cui mi hai tanto parlato esiste davvero ed è adorabile. Congratulazioni, mio caro. Vogliamo sposarci il più presto possibile. Oh, sì, naturalmente. Eric, ma queste cose richiedono tempo, lo sai. Oggi pomeriggio, Grisby. La nave nuziale salpa al tramonto. Oh, benissimo, Eric. Come desideri. Stavo volando, no? Sì, certo che stavo volando. Non credevo ai miei occhi. Ho visto lo spazio, allo specchio, la strega che si stava guardando e stava cantando con la voce che ti ha rubato. Ma avete capito cosa ha intenzione di fare? Il principe sta per sposare la strega del mare perché è stato imbrogliato. E io che cosa ho fatto? Che cosa posso fare? Intanto cerco un modo per ritardare le nozze. A ritardare le nozze? Ma come posso fare? Come? Ho trovato! Allora, amati figlioli, vuoi tu, Eric, prendere Vanessa come tua legittima sposa finché morte non vi separi? Sì, lo voglio. E vuoi tu, Vanessa? Eric!
fin dall'inizio. Oh, Eric, avrei tanto voluto parlare. Eric, no! Ormai è troppo tardi! Oddio, ragazzo innamorato! Ariel! Povera piccola principessa, non sei tu la mia preda, ma un pesce molto più grosso di te! Ursula! Fermati! Retritone, ma guarda che combinazione! Come mai da queste parti? Lascia mia figlia! Scordatelo, Tritone, adesso è mia! Abbiamo fatto un patto! Papà, mi dispiace, non volevo! Voglio volare con la musica, andare in questo ritmo, trascina e sai che non si...
Let's go.